cinema archeologico di Rovereto, che all'epoca ed è sempre stato curato da Dario Di Blasio, qui a mio fianco. Nel corso di una chiacchierata, Dario mi dice: "Guarda, c'è una cosa spettacolare, se vuoi ho la possibilità di farti conoscere i responsabili del centro di Lascaux, che hanno realizzato una grande mostra itinerante sulle grotte." E così noi, io ci penso un attimo e dico: "Ma noi dobbiamo riaprire la preistoria, perché non facciamo un'operazione di rilancio della nostra sezione andando a presentare uno dei casi tipo della preistoria del mondo antico, la Cappella Sistina della preistoria, qui a Napoli, in un discorso coerente, e cioè il fatto che questo museo, come un animale che sta in agguato, sta fermo, monitora, guarda la preda. Cos'è la preda? La nostra preda sono i migliori casi internazionali che noi andiamo a scoprire, andiamo a vedere per imparare.